L'Associazione Culturale Sicilia in Musica con il suo gruppo strumentale si è esibito ancora una volta insieme al Jazz Chorus in una rassegna di musica e canti di Natale, un viaggio nella tradizione musicale tipica del periodo di festa insieme al gospel e spiritual. L'appuntamento di mercoledì 28 dicembre si inserisce tra le diverse attività organizzate nella parrocchia di San Giuseppe per celebrare il Natale. Questo concerto diretto da questi due maestri che ho invitato, che bene hanno accolto la mia proposta, questa iniziativa. E dopodomani abbiamo anche un altro coro diretto da Maria Ventuno, verranno la corale della cattedrale Santa Maria la Nova, qui sempre a Caltanissetta. Io proprio vorrei aggiungere che la parrocchia di San Giuseppe si unisce a tutte quelle altre iniziative natalizie, anche perché questo luogo è un luogo che bisogna sempre più dare luce, infondere speranza. Vedo che ci sono tante belle realtà, tante belle energie, e che nella continuità degli anni passati deve anche dare i propri frutti, e questo me lo auguro. La rassegna diventa per l'associazione anche un'occasione per dare il benvenuto al parroco arrivato a San Giuseppe qualche mese fa, così come ci ha raccontato il direttore artistico Salvatore Bonaffini poco prima dell'esibizione. Abbiamo il piacere, finalmente dopo tutto quello che è successo, di riprendere le nostre attività qua alla chiesa, alla parrocchia di San Giuseppe, dove da 18 anni è stata casa nostra, e quindi ora daremo intanto il benvenuto a Don Angelo Spilla, che è il primo concerto che possiamo fare questa sera per quanto riguarda le manifestazioni riguardante il Natale. Ogni anno abbiamo proposto, siccome è un concerto che facciamo già da anni, abbiamo proposto diverse tipologie di musica natalizia, da quella popolare a quella più colta. Questa sera appunto eseguiremo brani spiritual e gospel, faremo questo tipo di repertorio. Il messaggio che deve passare stasera è quello di una normalità che speriamo possa ritornare per tutto quello che riguarda l'attività concertistica, l'attività musicale e tutto quanto quello riguarda l'attività dell'associazione, che siamo stati completamente fermi. Devo dire, è stato un momento difficile per tutti, però anche in particolar modo per le nostre attività, che sono state praticamente ferme completamente. Giorni intensi e pieni di concerti per il Jazz Chorus, realtà musicale nata nel territorio 11 anni fa. Il coro nasce nel 2011 a Caltanissetta, io prendo la direzione artistica nel 2013, quindi il coro quest'anno fa 11 anni. Non abbiamo festeggiato l'anno scorso per ovvi motivi pandemici e di ovviamente prevenzione, e quindi quest'anno stiamo un po' facendo il carico dei concerti per festeggiare i nostri 11 anni. È formato da circa 16 elementi, quasi tutte donne, c'è solo un uomo che appunto fa il jolly della situazione, il nostro presentatore, il nostro narratore, il nostro corista, quindi è un coro quasi tutto al femminile, quindi le voci femminili hanno un certo timbro, e quindi la ricerca appunto di una nuova musica è sempre oggetto della mia esperienza musicale.